Io questo video l'avevo già registrato. Mannaggia! E ciao a tutti ragazzi, sono... Allora, io vi spiego tutto. Avevo già registrato il video. Avevo fatto tutto quello che dovevo fare. Solo che il mio dannato microfono... Si è tipo... Non lo so, che ha avuto un ictus, non lo so. E quindi nella registrazione era tipo... Insomma, era insentibile. Meno male che mi ero fatto il backup dei livelli. E quindi, rieccoci qua. A sclerare di nuovo. Ben ritornati su FNAF War Giorno dei Morti Edition. Vado alle zucche ed iniziamo a fare l'ultimo livello che ci rimane. La notte 3 con Dreadbear. Iniziamo! Perché non spuntava la pizza che gira? Ok, io stanotte già l'ho fatta. Appena muoio 20.000 volte... Vai! Ambe di te, zucchina, se devo andare a rifare la stessa notte. Benvenuti in FNAF 1 Zombie Land Edition. E iniziamo subito perché nella telecamera 1A c'è il nostro... Me lo sono ricordato ora! C'è Green Foxy o Gecko Foxy che esce subito dal suo Pirate Cove. Ecco Dreadbear, raga. Dreadbear si muove è molto easy in questo gioco. Qualcuno ha parlato? Ok, non ho intenzione di prendermi uno. Ehi, Gecko Bonny! Fatti vedere, bello! Gecko Bonny! Mannaggia! No! Ricarica! Yes! Ok, ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! 20%, non so chi darglielo! Non so chi darglielo! Dovrei fermare Dreadbear, che quello cammina velocemente! Vabbè, dai, lo do a lui e ricarico! Vi spiego, il signor Dreadbearino pane e vino si muove in questa notte in modo molto ma molto lento, perché essendo un posto di Frankenstein deve camminare lento. L'unico modo per bloccarlo sarebbe flashare. Quindi appena lo vedo rallento i suoi movimenti. Porca di quella. Questa non ci volevo, devo stare attento, non so dove sia. Hello. È là. Ok, flashiamolo, perché se lo flashiamo rallenta i suoi passi. Luna del mattino. Ora non taccia muovere, se no t'ammazzo. Oh, ma mai. Ma così proprio mai. Proprio, non mi... Ragazzi, devo far... riparlo subito, perché se arriva Gecko Cica sono morto. Il peggiore animatronics di stanotte, dopo la zucchina. Non può essere già arrivato, ragazzi. Se è arrivato sapete che significa, che sono morto. No, raga, è arrivato, non l'ho potuto bloccare. Cerchiamo di bloccare appena arriva qua. Da qualche parte. Raga, questa notte l'ho persa, no! No, non ci voglio, non ci voglio morire. Non così. Non prima di aver lottato. Non prima di aver combattuto. No. Muoviti. Amore. Ok, grazie. Via Green Foxy, via Green Foxy. Devo bloccare Dreadbear. Devo bloccare Dreadbear. Devo bloccare Dreadbear. Ah, è qua. È qua. Raga, è qua. Ok, 4 e batti, non ce la faccio. Tecnicamente non ce la faccio. Devo flasharlo ogni 5 secondi. E so di non farcela. Mannaggia le zucche. Ricarica. Non ce la farò, raga, non ce la faccio. Non ce la farò mai. Ma dai, ti avevo flashato. 5 batti, resisti. Speriamo, 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 ragazzi, è l'ultima, è l'ultima. Speriamo. Vai, vai. Sì. Sì. 92 minuti. Sì, sì, sì. Wow. Oh, raga. Certo che è stato una... Ok, finalmente ci siamo. Abbiamo finito questo livello. E ora ci resta da fare l'ultimo. Comunque, freccettina. Sto. Quindi, regalino. Apriamo sto regalino bello bello. Sei qui. Sei qui per darmi una mano. Grazie, grazie.
Ma andiamo avanti. Tu sì che sei divino. Cala il silenzio. Andiamo al grado. Devo rifare per la 200.000esima volta il labirinto di pannocchie. E il perché è molto semplice. Ho scoperto che se andiamo a trovare tutte e quattro le chiavi, possiamo aprire questa botola che c'è là dietro, contenente un segreto. Ok, sono pronto a morire altre 30 volte con Green Fox, i più belli animatronics del mondo. Vai! Già ho paura. Allora, dobbiamo trovare tutte e quattro le chiavi. Quindi facciamo un po' a destra, un po' a sinistra. E non dobbiamo preoccuparci se Green Fox ci viene incontro, perché tanto ci abbiamo i cartonati in cui nasconderci. Infatti quello è Green Fox, che se mi vede adesso, io non ho cartonati, sono morto per la prima volta. Ah, ecco un cartonato. Oh, mannaggia a te. Scusa, ma Green Fox si teletrasporta. Green Fox. Quanto è figo! Vi spiego, quando Green Fox ci guarda e noi ci nascondiamo dentro un cartonato, lui scompare, scomparisce, e possiamo andare a cercare tranquillamente le chiavi. Che ci balla! Che ci balla! Non corre così! Ora, dove sono le chiavi che dovrebbero essere in questi altarini maledetti? Chiave. È un cartonato. Ok, chiave e cartonato, vanno d'accordo. Sei qua? Olè! C'è qualcuno? Ok, non c'è più nessuno. Chiave 1! Una chiave l'ha già presa. Mo, spaventati. Resistere a sti corvi maledetti. Mamma mia! Ok, facciamoci attaccare di nuovo a Green Fox. Anch'io avrei una canzoncina da cantarti. Ciao Green Fox, sono qua. Ah! Ora mi nascondo, però ci sono più. E il jump, e io sono morto. Vi faccio vedere. Vieni qua, bello! Però intanto seconda chiave! E questa è la chiave più bella! Perché la chiave Spider, cioè l'uomo ragno. Ragazzi, la chiave è uomo ragno. Ma perché sto gioco è tutto così strano? Mannaggia i corvi. Vedo un'ombra brutta. Scappa, c'è Green Fox, scappa. Dove è forte per il mio jump? Ci manca l'ultima chiave. E come sentite c'è un... porca di quella, l'ho visto là. E ora dobbiamo trovare l'ultima chiave. The best chiave per aprire qualcosa. Ok. No, raga, no! Raga, no! Cartonato! Sì! Tutte ste bombe che ci sono, manco la chiave. Cioè. Ma porca di quella miseria, ma dimmelo che è qua! Ah no! Ok, ho trovato il modo per entrare là! Mi faccio trovare e vado subito! No! Non mi ha funzionato! No! Non ci credo! No! Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Allora, siccome io l'ho già fatto tutti, ragazzi, come avete visto, alla fine l'avevo fatto, sono morto all'ultimo, ma chi se ne frega, comunque già l'avevo fatto, mi ero salvato il salvataggio prima di aver perso tutti i dati del video. Perciò si va nel prize counter e si trova la maschera di Glitchtrap. Raga, questa è la maschera di Glitchtrap, però non è una maschera di un Glitchtrap come quello che abbiamo visto. E sembra molto diverso, sembra arrugginito, qua sembra insanguinato, e se ce la mettiamo non succede nulla. Ma se mi mettessi la maschera mentre ritorno al normale, vediamo che succede, perché potrebbe succedere qualcosa, no? Magari tu diventi di nuovo figlio. Oddio, no. No, there's no miscommunication. I understand. Tu hai capito cosa? I have it. I made it myself. I think you would like it. Ragazzi,
Questo è un nuovo segreto. Don't worry. I'll be ready. And I won't let you down. It will be fun. Ho seriamente paura di quello che potrebbe mo accadere. Ci abbiamo sentito parlare il pupazzo! Ma chi l'avrebbe mai detto? Ok ragazzi, io direi che il video di oggi lo posso anche terminare qua. Vi volevo far vedere il segreto. Non ci siamo riusciti all'interno del gioco, ma già l'avevo fatto. Maledizione! E nulla! Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate tantissimi pollicioni in su per il prossimo video su cose. E seguitemi pure su Instagram. Qua dal vostro Lorenzista è tutto. E noi ci rivediamo al prossimo video. E ciao!